Un incontro tra arte e tecnologia, uomo e robotica. Lo scorso 7 marzo il Fineco Center di Via 20 Settembre a Genova ha ospitato l'esposizione di una serie di tele dipinte da un robot dell'Istituto Italiano di Tecnologia, guidato dall'artista Luca Melchionda in arte Melchio. Un open day in cui Fineco ha aperto le porte della sua sede alla presenza dello stesso artista che ha raccontato questo progetto. Questo è un progetto particolare sviluppato con Camera di Commercio che mi ha fatto da ponte attraverso, per arrivare all'Istituto Italiano di Tecnologia. Era un'idea che mi è venuta in mente, quella di dipingere insieme a un robot. Cresciuto con Mazinga Z e tutti i robot giapponesi, è una delle mie fisse, una delle idee, appunto lo sviluppo tecnologico e la robotica. E sapendo che a Genova c'è uno degli istituti più avanzati d'Europa, è bello fare un lavoro che possa essere sia locale ma anche spendibile a livello internazionale come idea. La genesi è stata che ai primi incontri con l'Istituto Italiano di Tecnologia io avevo un'idea che è quella di lavorare con un robot, una macchina molto molto precisa, una macchina appunto, quindi sviluppare dei quadri come li avessi sviluppati io, ma attraverso un robot. Lavorando con questo robot che è Alter Ego, in realtà si è notato che la macchina è una macchina avanzata, ma il movimento, soprattutto del polso, ancora non corrisponde. E parlando con gli scienziati dell'Istituto Italiano di Tecnologia, mi hanno un po' paragonato la robotica, lo stato attuale della robotica, con un po' l'informatica negli anni 90, quindi sta per esplodere, ma ancora non è esplosa. Questo mi ha fatto pensare di dipingere attraverso un robot, perché poi io teleguidavo un robot come se fosse un bambino di 3 anni. Quindi cosa disegna un bambino? Disegna quello che vede. Come lo disegna? Sproporzionato, quindi con degli arti, delle cose sproporzionate e anche con un tratto molto istintivo. Questo qua, per esempio, ha come opera, si chiama Humanity e rappresenta quello che il robot vede, le persone, il suo rapporto con le persone, ha a che fare con scienziati, ha a che fare nei convegni con persone che tendenzialmente lo accolgono con benevolenza, quindi c'è questo tratto nero di questa persona che tende a un abbraccio. Poi successivamente io ho aggiunto dei tocchi di colore, alcuni dettagli, quindi per un dipinto effettivamente a quattro mani, anche se poi diciamo, la mente è sempre stata io, però l'idea è questa. È un progetto chiuso, quindi ho sviluppato solo 3 tele e 8 pezzi su opere su carta, di cui ne sono rimasti 4, ed è proprio un progetto che è finito. Il contatto con Fineco è venuto mentre si stava organizzando la presentazione al Palazzo della Borsa per i 20 anni di Istituto Italiano di Tecnologia. E mi è stato chiesto appunto di esporre qualche mio lavoro e quale occasione quindi per poter esporre sempre a Genova, dando la continuità a un progetto che è appena concluso. Quindi ci sono sia le opere fatte con i robot e poi ho portato qualche mia opera invece che sono presente al piano terreno. Sicuramente il fatto di conoscere già l'artista, conoscere già anche le sue opere, anche questo suo progetto che è stato esposto in anteprima con i 20 anni dell'Istituto Italiano di Tecnologia che è presente qui a Genova, ha diciamo, facilitato il compito di poter portare un artista all'interno della nostra struttura e un artista che avesse delle caratteristiche che ben si sposano con quella che è la filosofia di Fineco, ecco. Del resto, Fineco è una banca in cui l'innovazione è di casa. Sì, è di casa perché Fineco è nata come una banca digitale, non è arrivata dopo la tecnologia, è nata proprio digitale e una delle caratteristiche è proprio quella di unire tutto ciò che è tecnologico e digitale all'aspetto umano. Quindi quando abbiamo visto il lavoro di Melchio sicuramente rispettava in pieno quelle che erano le caratteristiche del nostro DNA, quindi ci ha incuriosito e abbiamo approfondito, abbiamo voluto vedere come, perché Melchio fa un lavoro in cui l'uomo guida un robot, quindi non è un computer che crea delle immagini come l'intelligenza artificiale ora ci mostra più di frequente, c'è comunque un'interazione tra tecnologia e uomo e questo ci è piaciuto molto. L'esperimento del 7 marzo è destinato a restare isolato o c'è l'intenzione di proseguire con questo filone? Cercheremo di portare avanti un po' questa progettualità, cercando però sempre di dare un respiro a quello che insomma, è il nostro lavoro e cercare di abbinarlo con
delle iniziative che possano essere un vantaggio anche e una coccola anche per i nostri clienti.